Ciao! Questo sarà un tutorial semplicissimo per farci sentire belle. Allora, belle lo siamo tutte, però a volte non ci sentiamo belle e il 99,9% delle volte quando ci guardiamo allo specchio non ci sentiamo belle perché abbiamo dei problemi di pelle. Lo so, io ho sofferto sempre di acne, adesso soffro di rossori belli intensi. E quindi quando mi guardo allo specchio vedo prima la pelle, quindi la discromia della pelle, o una volta vedevo appunto tutti i brufolini e non mi piaccio. Poi quando comincio ad applicare il fondotinta, a mettere il correttore, avere una base perfetta, mi sento già più bella. Perché quando ci sentiamo bene, stiamo meglio anche con gli altri e quindi vediamo tutto sotto una luce migliore. Quindi, quando Clinique mi ha spedito tutti questi prodotti, non vedevo l'ora di provarli. E quindi niente, vi lascio il video per scoprire qual è il segreto per sentirci belle tutto il giorno. Il primo step per avere una pelle perfetta è il correttore. E in questo caso uso questo qua di Clinique, che è il Beyond Perfecting Super Concealer. È un correttore che dura veramente tantissimo, che dà una coprenza molto alta, però è veramente invisibile. Questa è una colorazione molto chiara, quindi anche per chi ha la carnagione come me, che cerca sempre dei fondotinta e dei correttori chiari, questa è la soluzione perfetta, e perché è la colorazione 04 Very Fair. Ed è veramente Very Fair. Io ne metto un po' così. E lo uso sia come base per l'ombretto, sia appunto come correttore. E vi cancella veramente tutte le discromie, che potreste avere sull'occhio. Come vedete ho già cambiato sguardo, cioè si è aperto tutto come se avessi messo così una bacchetta magica. E questo è perfetto anche se avete dei rossori estesi, per esempio a volte mi capita di essere molto arrossata qui, qui o qui. Ne stendo pochissimo in questa zona e poi applico il fondotinta. Il fondotinta che uso è sempre della stessa linea di questo correttore, quindi una coprenza alta, modulabile, invisibile all'occhio, hanno sempre una base idratante, quindi non vanno comunque a seccare il vostro viso. È sempre della linea Beyond Perfecting. Vi leggo proprio quello che c'è scritto sulla confezione. Ah, io uso la colorazione che è la 2, che è Alabaster, che è perfetta per il mio incarnato. Dice: formula 2 in 1, fondotinta più correttore, dona un effetto di perfezione naturale che dura tutto il giorno, formula leggera e idratante, oltre una copertura totale senza occludere i pori e rimane perfetta tutto il giorno, resiste anche al sudore e all'umidità. Per una copertura completa applica il prodotto in più punti del viso e poi stendendolo uniformemente puoi utilizzare anche l'applicatore per correggere le imperfezioni in alcuni punti del viso. Perché dicono questo? Perché questo fondotinta ha un applicatore innovativo per essere un fondotinta, perché è così come se fosse un gloss, vedete? Quindi io cosa faccio? Per stenderlo lo metto sulla mano e poi uso il pennello, le dita, la spugnetta in base alla coprenza che voi desiderate. Però se avete un'imperfezione un po' più visibile, come appunto possono essere dei miei punti molto rossi, andate proprio con la spugnetta proprio nel punto che volete coprire. Quindi cosa faccio? Ne metto qui un po' sulla mano, ecco qua, e poi vado con il pennello a prelevarlo per avere una stesura perfetta. Come vedete, adesso il mio viso è completamente corretto. Io non ho una base, cioè non ho un viso, una pelle che butta fuori, che quindi si lucida facilmente, forse leggermente in fronte sul naso. Però, nonostante quello, uso sempre cipria. E uso questa qua, sempre di Clinique, che si chiama Invisible Blend. E tra l'altro ha anche il suo pennellino retraibile, quindi anche semplice da portare in borsetta. Cosa faccio? Ne applico un po' qui nel tappo, giro, picchietto, e così la
la spolvero solo sul naso, sulla fronte e qui sul mento. Adesso passiamo al trucco degli occhi. Ovviamente, che colore potevo fare se non il viola per chiamare il colore dell'anno, che è l'ultraviolet. Questa qui è la palettina di Clinique, che si chiama All About Shadow Code, ed è la 08 e ha questi colori stupendi, dal viola fino a questo chiaro 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 illuminante. Prendo questo primo colore qui e lo applico su tutto l'occhio per dare appunto luce. Poi con un pennello così a lingua di gatto prendo il colore, questo qua, lilla, il secondo colore, e lo applico sulla palpebra. Ora con un pennello da sfumatura prendo ovviamente il viola e lo applico qui nell'angolo dell'occhio, anche qua alla fine dell'occhio. Con un pennello a penna prendo il colore più scuro e lo vado ad applicare qui sotto le ciglia inferiori, dando tantissima intensità all'occhio. Ora eyeliner sempre di Clinique, il Pretty Easy, e lo applico facendo una codina leggermente all'insù. E adesso tantissimo mascara sempre di Clinique, la Impact. E ora un po' di blush per dare luce a tutto il viso. Io uso Innocent Peach, la colorazione 102, che vedete è una colorazione molto naturale, però che c'è da giusto quel colore innocente, ecco, direi proprio questo. E ora sulle mie labbra super disidratate uso questo, che si chiama Clinique Pop Lip Color Primer più Rose Intense più Base, ed è lo 01 Nude Pop, ed è bellissimo, super naturale, super idratante. Ed ecco qua, questo è il look finale, è molto fresco e molto luminoso anche grazie a questa base. Come vi dicevo, questo è un fondotinta che dà una coprenza alta per tutte le persone che hanno problemi o discromie, brufolette eccetera, ma anche per delle persone che hanno una pelle perfetta e che vogliono semplicemente un incarnato omogeneo tutto il giorno. Testato contro le allergie, 100% senza profumazioni. Per chi è indicato, io ho la pelle secca mista e lui sa che mi deve dare più idratazione. Se avete una pelle invece più grassa, più unta, lui sa che deve controllare il vostro sebo. Praticamente è un fondotinta intelligente. Potete trovare o nei negozi tipo anche alle Rinascente o nelle profumerie, o se no anche sul sito di Clinique, appunto ci sono 21 colorazioni proprio per venire incontro a tutte le esigenze di tutti gli incarnati, i sottotoni eccetera. Come anche il correttore, sono due prodotti perfetti per avere una base perfetta a lunga durata. Quando è stato? Settimana scorsa o due settimane fa, sì, una decina di giorni fa sono andata dal parrucchiere. Sapete che io testo sempre tutti i fondotinta dal parrucchiere? Perché lì mi lavano la testa e quindi ci sono tutti gli schizzi, poi uso la piastra al vapore, quindi lì è veramente dura. Quando esco dal parrucchiere sono perfetta, dico ok, va bene, questo ha superato la prova. E niente, con questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!